ci sono poche donne autiste in provincia di Teramo, possiamo dire. Tu sei la prima di tua? Sì, a quanto sembra sì. Mi trovo a rappresentare molti colleghi per quanto riguarda la sigla sindacale CISL. Sono molto contenta e oggi ci troviamo qui a San Francesco con gli altri colleghi a manifestare per alcune problematiche che sta investendo il trasporto pubblico locale e anche un mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale che tarda ad arrivare da almeno 3 anni. Ecco, esatto, sono due infatti le vertenze, c'è uno sciopero nazionale, uno sciopero regionale che riguarda un po' la problematica del trasporto regionale. Essere donna in questo senso è un di più. Come l'avverti questa situazione? L'avverto nell'essere donna maggiormente, in quanto comunque il presupposto fondamentale per fare questo lavoro è farlo meglio, perché siamo sempre sotto la lente di ingrandimento purtroppo dell'utenza, soprattutto del mondo maschile, che si deve abituare anche alla presenza, diciamo, No, massiccia rilevante, presenza, esatto, rilevante, sensibile delle delle donne. donne. E quindi è un ruolo fondamentale che io oggi mi trovo a rivestire con molto piacere e sperando, insomma, che sia un ambito che si allarghi sensibilmente. Te cosa dovrebbe migliorare, ecco, al di là I dell'oggetto? servizi soprattutto nel momento in cui troverà larga risposta la presenza femminile all'interno di questo campo.